Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranuova dei Passerini. Vorrei a lei, signor Sindaco Passerini, a tutti i sindaci presenti, chiedere di rinnovare il mio ringraziamento ai vostri concittadini per il senso di responsabilità e per la dignitosa serietà con cui hanno affrontato i sacrifici richiesti dall'essere inclusi in zona rossa. È un ringraziamento che si estende anche ai cittadini, agli amministratori di Vaud. È stato un esempio di senso civico, di alto patrimonio morale, di alto valore che i vostri concittadini hanno dato, hanno offerto, hanno presentato al nostro Paese. Ringrazio molto la Tenente Giovanna Boffelli per la testimonianza coinvolgente e significativa di quello che volontariato, strutturato, spontaneo ha offerto in questi mesi e continua a offrire in tante circostanze e occasioni. La celebrazione del 2 giugno, l'anniversario della nostra Repubblica, ha luogo quest'anno qui, a Codogno, e idealmente in tanti altri luoghi del nostro Paese in cui il dolore ha colpito il nostro popolo. In tanti altri luoghi dove conto di recarmi in altre occasioni. In questi luoghi si ritrova oggi la Repubblica. Da Codogno, dove è iniziato il nostro percorso di sofferenza, vogliamo ribadire i valori della Costituzione, ricordando nuovamente i nostri concittadini morti per il coronavirus e rinnovando grande solidarietà ai loro familiari e alle comunità di cui erano parte. Questi volti sono ferite che possiamo tentare di ricucire soltanto con il ricordo, ricordando nomi, volti, storie, tutti, uno per uno. Occorre pensare a un modo efficace e comune per accogliere e custodire questa memoria e per rappresentare il pensiero di omaggio dell'Italia per le vittime di questa epidemia. Questa visita assume anche il significato di auguri i più intensi e affettuosi a coloro che sono malati e stanno lottando per la guarigione. Consente inoltre anche a me di rinnovare, sottolineando ancora una volta la riconoscenza della Repubblica a quanti sono prodigati per curarli e assisterli negli ospedali, nei presidi sanitari, a domicilio, senza domandarsi chi fossero, senza chiedere da dove venissero, senza chiedersi che idee professassero, ma guardando soltanto al loro essere persone. Non andrà dimenticato quanto in questi mesi hanno fatto con generosa abnegazione tanti medici, infermieri, personale sanitario dei vari ruoli della sanità, farmacisti. Lungi dal sottrarsi al proprio compito, hanno contrastato l'epidemia con coraggio, sovente ponendosi a rischio. Molti, come sappiamo, sono rimasti vittime del loro senso del dovere. Non vi sono parole adeguate per esprimere questa riconoscenza che tutti avvertiamo e che meritano da parte del nostro Paese. Con loro, insieme a molti altri, la gratitudine va al mondo della scienza e della ricerca, sul quale sono poste le attenzioni e attese di tutti per la individuazione di farmaci specifici e di un vaccino. Abbiamo anche assistito, come ci ha ricordato la Tenente Boffelli, allo svilupparsi di reti di solidarietà a opera di persone di ogni età, in forme diverse, hanno svolto funzioni di assistenza, di aiuto, di conforto nei confronti di chi si trovava in difficoltà. Siamo stati testimoni di migliaia di gesti solidali, coraggiosi, di testimonianze di altruismo, di abnegazione, spesso di felice inventiva nell'aiuto a chi ne aveva bisogno.
si è manifestato un patrimonio morale presente nel nostro paese, spesso sommerso, che va esaltato, che va posto a frutto. È il sommerso del bene, che va fatto affiorare, va fatto prevalere, affinché caratterizzi in modo positivo la ricostruzione che attende la nostra società. Ieri ho conferito alcune onorificenze al merito della Repubblica, il cui elenco sarà pubblicato domattina, ad alcuni nostri concittadini che, come molti altri, al pari di loro, si sono impegnati con generosità, in prima linea, nelle tante prime linee di questo periodo del nostro Paese, per far fronte all'emergenza. Ciascuno di essi rappresenta i tanti, molti di più, che hanno operato nelle stesse condizioni e che meritano in egual misura la nostra riconoscenza. In Italia, per primi in Europa e nel mondo occidentale, siamo stati investiti da un fenomeno di inimmaginabile velocità di diffusione, sconosciuto anche alla scienza, nei suoi caratteri, nelle sue modalità di trasmissione, nei suoi effetti sull'organismo. Chi si è trovato ad affrontarlo nei diversi ruoli ha dovuto procedere spesso per tentativi, di fronte alla imprevedibilità del comportamento dell'epidemia, non esistendo né farmaci specifici, né consolidate valutazioni scientifiche, né indicazioni di esperienza che consentissero previsioni adeguate, né strutture proporzionate alla dimensione del contagio. Attraverso il Presidente Fontana e il Sindaco Passerini e gli altri sindaci costantemente presenti, desidero salutare e ringraziare tutti i Presidenti di Regione, i sindaci, gli amministratori del nostro Paese che insieme al Governo nazionale hanno fronteggiato il pieno del vortice dell'emergenza e si stanno adesso adoperando affinché la ripresa delle attività possa avvenire ordinatamente e in sicurezza. Questo è il tempo di un impegno che non lascia spazio a polemiche e distinzioni. Tutti siamo chiamati a lavorare per il nostro Paese, facendo appieno il nostro dovere, ognuno per la sua parte. Qui, nella casa comunale di Codogno, in questa visita breve, ma davvero sentita e intensa, accanto a questo splendido albero, che so che ha un significato emblematico particolare per la sua città, signor Sindaco, qui a Codogno, in questa casa comunale, oggi, come poche ore fa a Roma, all'altare della Patria, è presente l'Italia della solidarietà, della civiltà, del coraggio. In una continuità ideale in cui celebriamo quel che tiene unito il nostro Paese, la sua forza morale. Da qui vogliamo ripartire, con la più grande speranza per il futuro. Grazie al Presidente, grazie ai sindaci, grazie al nostro Governo, grazie alla nostra società, al nostro Paese e grazie in questo momento in cui progettiamo la ripartenza, grazie ai nostri concittadini, per esempio che è andato a tutta Europa e al mondo.